Tutto pronto per la 18ª edizione della mostra di abiti e costumi teatrali dedicati a Sant'Agata, organizzata come consuetudine su iniziativa della Cattedra di Storia del Costume per lo Spettacolo, diretta dalla professoressa Liliana Nigro dell'Accademia di Belle Arti di Catania. L'evento, ribattezzato Magnificat, ha come testimonial il giornalista antimafia Paolo Borrometi. Sono particolarmente orgoglioso di essere qui oggi, innanzitutto perché mi sento catanese dai tempi dell'università e per me Sant'Agata è stato sempre un punto di riferimento e poi perché appunto Sant'Agata è uno dei miei modelli, ma dovrebbe essere un modello in assoluto per il suo coraggio e per la sua voglia di andare controcorrente, ed è per questo che ha pagato in prima persona. Ecco perché per me oggi ha un valore assoluto, veramente positivo ed importante. Vedremo sfilare 14 abiti dedicati a Magnificat, questa 18ª mostra di Sant'Agata, ma non finisce qui. Questo è il cappelletto introduttivo per quello che avverrà giorno 1 febbraio, ore 21, Palazzo di Città, Catania, dove 150 modelle sfileranno partendo dal comune, da Piazza Duomo, per tagliare in due la piazza, per arrivare ad inaugurare, a tagliare il nastro a Palazzo dei Chierici, per avere lì altri 80 abiti in concorso per tre borse di studio. Tre borse di studio offerte generosamente, gentilmente dalla famiglia Casablanca, Amelia Casablanca. Che dire, tanti gli ospiti, testimonial d'eccezione di quest'anno, Paolo Borrometi. Noi volevamo dimostrare e volevamo sottolineare che il messaggio mediatico della moda può essere un messaggio forte, trasgressivo, che interessa il sociale. Ci saranno artisti, ci sarà Maria Teresa Sales, ballerina di danza acrobatica indiana per la sera dell'uno, ci saranno insieme per Librino quattro ragazzi che suoneranno per adornare musicalmente la sfilata. Che dire, tante tante cose, ma non ci fermiamo qui. Giorno 4 febbraio, ore 14:30, seconda tranche di Magnificat. A Ferrolune, Piazza Madonna del Carmelo, altri 20-25 abiti esposti lì. Anche quest'anno la Maison Alta Moda sposa Amelia Casablanca donerà le tre creazioni più belle degli allievi dell'Accademia di Belle Arti, tra gli oltre i 90 abiti realizzati appositamente per la manifestazione culturale, una borsa di studio e uno stage formativo presso il proprio atelier. La giuria che decreterà gli abiti vincitori sarà composta tra gli altri da Salvo Pogliese, sindaco di Catania, Barbara Mirabella, assessore alla cultura del comune di Catania, Enzo Tromba, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Catania, e dei sindaci dei comuni etnei flagellati dallo scorso terremoto di Santo Stefano. Questo è un appuntamento importante della festa di Sant'Agata. La sfilata con i vestiti storici organizzati dall'Accademia di Belle Arti e in particolare dalla professoressa Liliana Nigro si svolge ormai da tanti anni, però dall'anno scorso l'abbiamo valorizzato ancora di più, l'abbiamo fatta entrare nel centro della festa, nel centro di Catania, della città. Si svolgerà anche questa volta da Palazzo degli Elefanti a Palazzo dei Chierici, una sfilata in Piazza Duomo e poi una mostra espositiva a Palazzo dei Chierici nei giorni della festa per alcuni giorni. E, insomma, è un altro bel modo di vivere i festeggiamenti e siamo contenti di poterla presentare oggi e di offrirla ai catanesi e ai devoti. La mostra Magnificat sarà inaugurata venerdì 11 febbraio alle 21 con un'imponente sfilata di 200 abiti che, sulle note del jazzista Francesco Mistretta, il mezzo soprano Maria Russo, accompagnata dall'ensemble musical insieme di Librino, il coro Manos Blancas e la danza classica indiana di Maria Luisa Sales, dalla sala Bellini di Palazzo degli Elefanti, passando sotto il liotro nel cuore pulsante di Piazza Duomo, arriverà a Palazzo dei Chierici per il taglio inaugurale del nastro. Il 4 febbraio alle 12, inoltre, nei saloni della chiesa Madonna del Carmine, nel cuore pulsante della Fiera di Catania, sarà inaugurata anche quest'anno un'esposizione di costumi e abiti sacri creati dagli allievi della Cattedra di Storia del Costume per lo Spettacolo.